molto contento in realtà sia di quello che è venuto fuori come installazione, come mostra, eccetera, ma anche proprio per il fatto stesso di fare questa cosa qua a Milano. E è una mostra, beh, Giulia l'ha un po' raccontata. Io quello che posso aggiungere alle cose che dice Giulia è che ci sta un elemento che mi sta molto a cuore in questa parte, che è la parte diciamo più collettiva, quella che sta lì a sinistra, in cui dico in qualche modo, anche se nel grande imbuto mediatico esce fuori il nome Zero Calcare, Fatti a Zero Calcare, eccetera, molti di quei lavori sono veramente collettivi, nel senso che sono stati pensati insieme a tante persone nel corso degli anni. Poi si riconoscono pure, perché poi quello che ho imparato, il motivo per cui poi ci aveva senso fare queste cose a Milano, mi è stato anche chiesto oggi, è che ho l'impressione che chi poi si trova a leggere le mie cose in qualche modo pensa che le cose mi riparlano, non sono persone che sono necessariamente della mia generazione o che sono necessariamente della mia stessa origine geografica, sociale o quant'altro, eccetera, ma sono persone che in qualche modo condividono quel senso di inadeguatezza rispetto a quello che c'è intorno e anche quella difficoltà a relazionarsi, eccetera. Molto bene, però non credo che sia reciproco, almeno che tu non sei. È per Luca, eccezionalmente ti direi anche il cognome, se ci chiamiamo Salvini. Anche senza né edulcorare nulla né infiocchettare niente, se non come proprio veste grafica, però insomma non come contenuti, fedele all'idea che, come quando ti fermano i guardi e ti dicono tira fuori quello che c'hai, se c'è il fumo è meglio che lo tiri fuori te, perché se lo troviamo noi è peggio. Io questa mostra l'ho approcciata con lo stesso spirito e spero che venga apprezzato almeno quello. Basta. Grazie Michele, grazie a Zero Calcare.